Questa sera siamo ospiti della bellissima locanda Mezzosale. Di cosa parliamo? Di quello che è emerso in occasione dell'incontro del 25 agosto tra comune e esercenti dei locali storici che somministrano bevande e alimenti. Abbiamo ospite, ringraziamo il sindaco di Conegliano, il signor Floriano Zambon, che ci dice cosa avete deciso e cosa è emerso in occasione dell'incontro. Io farei un giro di ripresa sulla piazza anche in questo momento per dire che si tratta comunque di un contesto normale, un contesto dove giustamente ci deve essere relazione tra tutti i cittadini e a maggior ragione tra coloro che sono i soggetti che hanno interesse ad esserci. Penso all'amministrazione, penso agli esercenti, penso agli stessi avventori dei locali e penso a chi si dedica con grande generosità a questa comunità, anche al volontariato che abbiamo qui in fianco, che si è distinto in questi periodi per aggiungere qualche cosa rispetto a quello che la struttura riesce a mettere a disposizione. L'incontro con gli esercenti non voleva essere nulla di eclatante, non voleva assolutamente essere nulla di mediatico. Era un incontro, e lo è e lo sarà anche in futuro, un'occasione di confronto per cercare di mettere a punto modalità che possono migliorare il nostro stare insieme. In questa zona ci sono momenti in cui si incontrano molte persone, per fortuna dico io, perché è bene che i cittadini di Conegliano e non solo si approprino delle aree che sono vocate ad ospitarli tutti quanti. Quindi via 20 settembre, pur con tanti sacrifici, ha una sua caratteristica che secondo me non è compresa, anzi tante volte viene in qualche modo strumentalizzata. I cittadini di Conegliano e non solo, ma non mi riferisco in maniera particolare ai cittadini di Conegliano, perché i turisti apprezzano questa situazione. Chi forse non riesce a valorizzarla a sufficienza sono proprio i locali. Devono, e a mio avviso devono sentire anche il dovere di vivere gli ambiti che sono vocati ad una vita di comunità. Qual è quello che è il problema che abbiamo affrontato con gli esercenti? Soprattutto il problema legato alla conclusione della giornata, quando i locali si chiudono e gli avventori invece di andare a casa fanno altro, e questo non va bene. Quindi sono state evidenziate una serie di problematiche collegate a questo momento, ma anche legate alle abitudini che sono cambiate degli avventori e anche dei frequentanti. Ci sono dei gruppi di ragazzi che vanno corretti dal punto di vista culturale. Non è secondo me un problema di ordine pubblico, non confondiamo gli aspetti, diciamo, del comportamento sociale con le problematiche di ordine pubblico. È vero che il passo è breve per andare nell'area, diciamo, dell'intervento dell'ordine pubblico, però i comportamenti che stiamo in qualche maniera biasimando in questo momento sono comportamenti che rimangono sempre nell'ambito di un comportamento sociale che va corretto. Ecco, io credo che dobbiamo lavorare e anche gli esercenti da questo punto di vista hanno una responsabilità, perché ricordo che un imprenditore non ha solo una funzione, quella di realizzare l'utile di esercizio, ma per le mie reminiscenze scolastiche mi ricordo benissimo che c'è un aspetto sociale della funzione dell'imprenditore che non può essere persa di vista. Ce l'ha addirittura la banca, la funzione sociale dal punto di vista della normativa, poi magari in pratica avviene ben diversamente, ma io richiamerei a questi principi e non voglio essere troppo teorico, però ricordo che anch'io sono stato ragazzo piccolo, anch'io con i miei problemi come tutti, e ricordo che qualche volta l'oste del bar dove andavo non è che mi tirasse le orecchie, ma si avvicinava molto all'orecchio, per cui dico, da questo punto di vista bisogna che ci dia una mano tutti quanti, altrimenti non ne veniamo a capo invocando esclusivamente l'intervento di terzi. Sì, ma scusi se la interrompo, però i gestori hanno un obbligo giuridico anche di controllare, perché devono controllare che i propri clienti non disturbino diciamo creino problemi di ordine pubblico, quindi
Perché? Perché altrimenti uno può anche presentare un'eventuale denuncia, un'eventuale querela, penso, no? Sì, è vero, questi qui sono percorsi che poi alla fine sono molto farraginosi, non essendoci una semplicità nel divenire alla conclusione, normalmente non si seguono. È per quello che io facevo riferimento ad una... a una modalità che si rifà prevalentemente al buon senso. Allora, se noi applichiamo il buon senso e applichiamo le buone pratiche, secondo me superiamo qualsiasi altro tipo di ragionamento. Sono d'accordo che ci sono degli obblighi, sono perfettamente d'accordo che per esempio l'attenzione alla vendita degli alcolici ai minori, l'attenzione alla vendita degli alcolici a tutti dopo una certa ora è un obbligo ed è giusto che sia ricordato questo obbligo. Noi, un impegno che mi sono preso, di cui ho già parlato con il comando vigili e che sarà oggetto di particolare attenzione a breve, è quella di fare anche delle verifiche sulle borse della spesa dei ragazzi che escono dai supermercati, perché abbiamo la sensazione che ci sia effettivamente anche da questo punto di vista una maglia larga. Rimane un fatto che molte delle bottiglie di alcolici che girano, che non, in parte sono originate dagli stessi locali, ma per le parti che non sono originate dagli stessi locali sfuggono all'attenzione delle famiglie, ma qui apriremo una parentesi. Però se mi posso, sindaco, se mi posso permettere, ho visto che la maggior parte delle bottiglie vengono acquistate al supermercato, perché vediamo questi giovani. Sì, ma dipende da chi le ha acquistate e da dove vengono. Io ho parlato con una cassiera, dice che entrano in genere i maggiorenni e poi quando escono consegnano le bottiglie. Quello che ti dicono è la stessa cosa della famiglia. Importante che ci siano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Ecco. Beh, ma in questo caso le forze dell'ordine non hanno nessun tipo di possibilità, perché se il maggiorenne ha comprato l'alcolico e esce dal supermercato con l'alcolico, lui è a posto. Per cui in questo senso dobbiamo fare un ragionamento di buon senso e soprattutto di responsabilità e anche di tipo culturale. E per quanto riguarda il decoro, oltretutto abbiamo qui presente un rappresentante di un gruppo di volontari che sabato mattina si incontrano e puliscono il centro storico. Sarebbe anche interessante valutare se affidargli l'incarico, magari in futuro, della pulizia del centro storico da parte dei gestori dei locali. Ecco, questo è un altro tema, è per quello che mi dispiace che mediaticamente sia uscito quello che non è effettivamente avvenuto, perché l'incontro è stato talmente proficuo, a mio avviso, perché ci siamo capiti su queste cose, che ci saranno in futuro, e penso anche a breve, alcune iniziative che ci vedranno coinvolti. Ma ci deve essere una compartecipazione, una condivisione. Quando siamo intervenuti in un'altra area con con un presidio attraverso i vigilantes in aggiunta a coloro che hanno la funzione dell'ordine pubblico, abbiamo pagato metà per ciascuno, metà noi e metà la società La Marca, per fare questo tipo di esperimento. Ha funzionato, ci ha dato dei risultati, adesso per settembre ci ritroveremo e faremo le nostre valutazioni. Anche qui secondo me dobbiamo cercare di fare delle azioni combinate che possano essere di comune vantaggio e di comune miglioramento della condizione, mettendoci ognuno quello che è giusto che ci mettiamo. Volevo approfittare di una cosa per quanto riguarda il gruppo spontaneo. Io vorrei valorizzare il lavoro del volontariato, che in questo caso viene rappresentato anche da loro, che ha una duplice funzione, che è quella di essere utile perché è un lavoro di volontariato aggiuntivo, ma ha anche una funzione di richiamo. E torno al decoro, torno alla bottiglia lasciata in giro. La bottiglia lasciata in giro è una responsabilità collettiva. Certo, la prima responsabilità è di chi l'ha lasciata, ma nel momento in cui viene depositata al fianco della Sfinge e io ci passo vicino, ebbene che se la vedo la raccolga e la metta dentro nel cassonetto dell'immondizia, dando un segnale, una lezione. Lo faccio spesso in maniera molto silenziosa, non ho bisogno di andare né sul giornale né da nessun'altra parte, però credo che questo sia il senso civico che ognuno di noi deve avere. Ovviamente questo senso civico non è necessario se a monte abbiamo, invece che maiali, abbiamo persone a posto che si comportano come devono comportarsi.
è inutile che invochiamo sempre l'operatore della SAVN o che invochiamo sistematicamente il poliziotto o il carabiniere. Io tra l'altro sono anche dell'idea che noi non dobbiamo avere una comunità militarizzata, perché tra tutti quelli che ci sono in città sono la stragrande maggioranza è gente per bene. Non siamo di fronte a gente che non è a posto. Quindi io non sono dell'idea che la città debba essere militarizzata. Credo che sia giusto invece fare un percorso culturale rispetto a questi, ai maleducati e a questi porcellini. E dall'altro che ognuno di noi si assuma la responsabilità di essere il protagonista. Ecco. Certo, certo. Mi scuso se vi devo lasciare. Posso introdurmi? Sì, sì, certo. Io... Avete parlato di questo problema qua, però sulle emissioni rumorose dei locali non avete parlato. Allora io vivo qua da 14 anni e mi trovo col problema di andare a dormire tutte le sere con i tappi sulle orecchie. Ah, per questo è un problema che da poco. È un problema grandissimo che me lo subisco da 14 anni e fatto tutte le rimostranze. Mi dispiace di aver dimenticato a casa la cartellina con tutte le lettere che ho mandato anche all'Alberto. Siamo sempre uguali, ogni volta che esce un articolo sulla Tribuna, sul Gazzettino, abbassano il volume e per 2 o 3 giorni stanno buoni. Ci sono due questioni, una è legata alla musica e lì bisogna essere, secondo me, ulteriormente rigidi e questo è un problema di controllo. La seconda questione invece riguarda il comportamento degli avventori e gli schiamazzi notturni, che non sono un elemento da sottovalutare, perché il fatto che alle 5 di mattina ci sia ancora qualcuno in giro che va a disturbare la quiete pubblica, questo non va bene. Quindi su questo bisogna che ci sia una responsabilità, per quello che giustamente va richiamata la responsabilità degli esercenti e va, secondo me, accompagnato questo periodo della chiusura dei locali, perché ricordo che per legge oggi i locali potrebbero teoricamente tenere aperto 24 ore su 24, non c'è più nessun limite di orario. I nostri per fortuna non hanno nessuna intenzione di andare oltre una certa ora e quindi almeno chiudono, e quindi da questo punto di vista va accompagnato quel momento. La questione della musica, secondo me, qui sì va chiamata la responsabilità dell'esercente, perché qui non è più un problema del comportamento, del mala comportamento dell'avventore a cui facevamo riferimento prima. Questa è una mancanza di senso di responsabilità dell'esercente, ma li conosciamo ed è per quello che è bene che stiamo insieme. Allora, con loro. Io le chiedo di far rispettare la delibera che lei ha firmato. Perché la firmata è una. Insomma, legge. Mi pare che da questo punto di vista, per esempio, ci sia una. A chiamata, perché non è che possiamo utilizzare le forze dell'ordine sistematicamente per attività però che sono borderline. È chiaro che anche loro lo fanno quando non è sistematico e dipende che cosa stanno facendo, però mi risulta, perché anch'io ho abitato qua per molti anni, da poco tempo non ci sono più, su questa faccenda è una responsabilità specifica dell'esercente, quindi non possiamo invocare terzi o quant'altro, perché l'avventore ascolta se altro che muove la musica, ma se la musica non è muovata e fa qualcosa altro. Okay. Allora il sindaco ci ha lasciati perché aveva un impegno, qui al mio fianco ho il piacere di avere uno dei volontari del Bello, del gruppo Facebook con Iambea. Dici Marco e ci spiega che cosa fate, in cosa consiste il vostro operato. Ma noi siamo dei normalissimi cittadini che hanno creato questo gruppo Facebook per organizzare un po' meglio le attività, diciamo, di controllo e di pulizia di alcune parti del centro storico che non vengono normalmente servite, diciamo, dai servizi previsti. In soldoni, molto praticamente, noi prendiamo ogni sabato mattina, ci troviamo qui in Piazza Cima, andiamo qui dietro e puliamo le aree che vengono, diciamo, lasciate in disordine dalle persone la sera. E che ora vi trovate sabato mattina? Sabato mattina qui in Piazza Cima ore 10. E per contattarvi, se qualcuno si vuole avvicinare al vostro gruppo, cosa deve fare? Basta chiedere l'iscrizione, il gruppo Facebook è questo qui, con Iambea, e lì chiaramente venite messi al gruppo e sapete tutte le attività che cerchiamo di organizzare qui attorno. Ultima cosa, so che avete organizzato in programma quindi un evento. Sì, abbiamo qui in programma qui il 18 settembre presso il Caffè Puntiglio, qui giù, una fagiolata giusto per conoscersi, per raccogliere un po' di idee, di iniziative, di
cose fattive, poche chiacchiere ma sostanza. I proventi andranno in favore ovviamente del vostro gruppo. Per tutte le attività connesse chiaramente al monitoraggio e pulizia dei siti qui attorno. Possiamo ritenere concluso l'incontro di oggi. Ringraziamo innanzitutto il sindaco che ci ha fatto l'onore e il piacere di partecipare al nostro incontro. Ringraziamo la Lucanda Mezzosale per questa disponibilità che ci ha offerto. Ringraziamo l'azienda agricola Le Manzane per il vino che ci ha offerto e a breve lo gusteremo. Ringraziamo altresì infine la Web TV Vive TV per le immagini e che verranno mandate in onda prossimamente tramite il loro canale. Grazie a tutti e arrivederci.